Beh, oggi siamo qui per aggiungere un tassello ulteriore alla bellezza dell'hospice che c'è a Lugo, perché il bello fa parte della cura. In un posto bello, un paziente, un parente, una famiglia, ma anche gli operatori stessi si trovano più accolti, si trovano in una situazione migliore per affrontare un tempo anche tante volte difficile della vita e della malattia. Sono dei quadri che raccontano della natura che ci circonda, ma soprattutto raccontano cose belle. Cose belle che possono aiutare me stesso e anche tutte le persone che vengono qui a una situazione migliore. Se ci mettiamo il bello in quello che noi facciamo, rendiamo senz'altro un servizio migliore e lo chiamo veramente più umano, più legato all'uomo, al suo bisogno, alla sua speranza e ai suoi desideri. Nel caso degli hospice lo sguardo è sulla sfera parentale, perché non sempre i pazienti sono in grado di capire dove si trovano, ma i parenti hanno bisogno di essere sostenuti anche con le immagini. Ho privilegiato il colore oro perché è un colore che riporta al centro un antidepressivo e aiuta ad avere uno sguardo verticale su una spiritualità. I soggetti sono sempre soggetti della natura, con colori pastello saturi, e quindi secondo me non c'è niente di meglio che una natura in una stagione quale può essere la primavera e l'estate che fa bene. Il settembre scorso è mancato mio papà in un hospice e quando sono andata a dargli il saluto, per la prima volta mi sono trovata in una camera mortuaria con una persona che avevo appena perso, quindi ovviamente traumatizzata da tutto quello che era venuto prima. L'impatto è stato estremamente negativo su di me, che già mi trovavo con una visione che mai avrei voluto vedere, e quindi non ha assolutamente fatto bene a me e a tutti coloro che poi mi hanno detto che avevano avuto la stessa impressione. E dopo 2 giorni esatti da questa esperienza io ho ricevuto la telefonata dal Rior e quindi c'è questo filo rosso che mi ha condotto attraverso anche questa perdita a ritornare qui e a fare quello che avrei voluto io vedere nella stanza dove si trovava mio padre. Come BCC, appena ci è stata proposta questa iniziativa di collaborare assieme a New York per abbellire, diciamo, questa stanza del silenzio, Fabiana, che era la responsabile di zona dell'area pugliese, ed io abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta. Sapere che questo tipo di opere, questa stanza, aiuta le persone che frequentano questi luoghi a sollevare il loro stato d'animo e anche sentirsi meglio è una cosa per noi molto importante che ci riempie il cuore. Questa iniziativa ci è sembrata veramente, in collaborazione con l'IOR, una cosa molto importante per stare vicino anche alle persone che hanno bisogno di alleviare dei momenti non sempre spensierati. Quando c'è una sinergia, cioè ci sono obiettivi condivisi tra il servizio pubblico e le associazioni di volontariato, i benefattori dei luoghi dove noi lavoriamo, si creano delle alleanze interessanti e belle che vanno molto al di là della sola tecnologia, ma soprattutto creano relazioni positive.